Ciao a tutti! Oggi vedremo insieme i problemi con i segmenti. Perché si chiamano in questo modo? Semplicemente perché si tratta di costruire la soluzione del problema disegnando dei segmenti. Oggi vediamo i due casi più semplici, ovvero il caso in cui abbiamo o il segmento somma oppure il segmento differenza. Facciamo subito un esempio. Un problema ci dice che la somma tra due segmenti, io li chiamo AB e CD, è 18 centimetri. E so anche che CD è il doppio di AB. La consegna di questo problema chiaramente è trovare i due segmenti AB e CD. Questi sono i dati del nostro problema. La prima cosa che facciamo è disegnare i segmenti. In che modo? Io so che CD è il doppio di AB. Quindi prima di tutto disegnerò il segmento AB. E visto che so che CD è il doppio di AB, chiaramente disegnerò due segmenti pari ad AB. Questo è CD. Io conosco che la somma tra due segmenti è 18 centimetri, quindi posso costruire un terzo segmento che rappresenta la somma tra due segmenti. Quindi semplicemente, se dovessi riuscire a spostare questo segmento, dovrei spostarlo attaccandolo al segmento CD, ma noi lo disegniamo. Quindi, visto che ho scelto come misura di AB 5 quadretti, il mio segmento somma sarà pari a 15 quadretti perché metto il segmento AB e poi il segmento CD. Quindi, vedete, faccio corrispondere il punto B al punto C. Quindi che cosa noto? Noto che questo segmento somma è composto da tre segmenti esattamente uguali al segmento AB. Quindi se io voglio trovare il segmento AB, non mi resta che prendere la somma dei segmenti e dividerli per tre. Quindi per trovare il segmento AB, non mi resta che fare il segmento AD diviso 3, che non è nient'altro che fare 18 centimetri, perché io la conosco la somma, diviso 3, che è uguale a 6 centimetri. Ora, visto che conosco AB, trovare CD è molto semplice, perché so che CD è il doppio di AB. Quindi per trovare CD farò 6 per 2, 12 centimetri. Se voglio fare la controprova, ovvero cercare di capire di aver trovato i due segmenti corretti, non mi resta che sommarli e provare a vedere che la loro somma mi dia esattamente 18 centimetri. Proviamo a vedere 12 più 6, esattamente 18 centimetri. Quindi abbiamo svolto il problema correttamente. La tipologia che io ho chiamato segmento differenza è abbastanza simile a quella che ho chiamato segmento somma. Quale sarà la differenza, appunto? Sarà che al posto della somma avrò la differenza fra due segmenti. Facciamo un esempio. Allora, scrivo direttamente i dati. Allora, io conosco in questo problema che un segmento CD è pari a 3 volte il segmento AB e conosco che la differenza tra questi due segmenti, quindi CD meno AB, è pari a 12 centimetri. Chiaramente lo scopo di questo problema è trovare i due segmenti CD e AB. Proviamo a risolverlo. Prima di tutto, visto che ci troviamo nella tipologia di problemi con i segmenti, disegniamo i segmenti che ci indica
che ci indicano appunto i dati. Quindi io so che CD è il triplo di AB, quindi prima di tutto disegniamo AB. Scelgo di farlo di 4 quadretti, per esempio, ma è indifferente. L'importante è che adesso mantenga questa unità di misura per disegnare CD. Quindi per disegnare CD devo disegnare 3 segmenti uguali ad AB. Quindi, visto che AB lo avevo disegnato di 4 quadretti, CD sarà lungo 4 per 3, quindi 12. Ecco, vedete, per semplificare la grafica ho già diviso questo segmento CD in 3 parti per far vedere che CD è esattamente il triplo di AB. Adesso il problema ci dice che la differenza tra i 2 segmenti è 12 centimetri, quindi è come se da questo segmento grande togliessi il segmento AB. Quindi è come se togliessi la prima parte da questo segmento. Che cosa mi rimane? Mi rimane tutto questo segmento, ma questo segmento io so quanto misura, misura 12 centimetri. E so anche da quanti segmenti è formato, proprio perché io l'avevo già diviso all'inizio seguendo i dati. Questo segmento vale 12 centimetri ed è formato da 2 segmenti più piccoli. Quindi se io voglio trovare un segmento e quindi voglio trovare subito AB, non mi resta che fare 12 diviso 2, proprio perché conosco la sua misura e conosco da quanti segmenti è formato. Quindi per trovare un segmento che è proprio uguale ad AB farò 12 diviso 2, che è 6 centimetri. Quindi per trovare CD non mi resterà che moltiplicare i 6 centimetri per 3, proprio perché ne conosco la misura di 1, ma io voglio trovarne 3, quindi 6 per 3, 18 centimetri. Ecco qua le due tipologie più semplici di problemi con i segmenti. Chiaramente questo modo di risolvere questi tipi di problemi può essere applicato anche alla geometria. In particolare troverete dei problemi con i segmenti quando farete i poligoni, oppure quando farete le aree, quando farete i perimetri, eccetera, eccetera. Quindi è bene imparare molto bene queste due tipologie di risoluzione, anche perché verranno applicate in tutta la vostra la carriera scolastica. Perlomeno alle medie. Spero che la video lezione sia stata utile. Ci sentiamo nel prossimo video, anche perché ho altre tipologie di problemi con i segmenti da mostrarvi. Ciao a tutti!